Benissimo, un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, siamo in diretta live, come sempre l'informazione del territorio, con noi oggi abbiamo il sindaco Massimo Federici. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene sindaco, allora finalmente partiranno naturalmente tante le domande, partiranno i lavori pubblici sulla manutenzione delle strade, marciapiedi, questa è la notizia di sabato che abbiamo raccolto in conferenza stampa, partiamo di qua. Sì, sappiamo benissimo della sofferenza che in molte zone dal punto di vista manutentivo i cittadini devono sopportare, questo a cui si è dovuto, ma beh, sostanzialmente il motivo è sempre lo stesso, c'è una per tutte le pubbliche amministrazioni, non solamente per gli enti locali e per i comuni, ma per i comuni in modo particolare c'è una sofferenza di cassa, una scarsa disponibilità finanziaria che non permette di far funzionare quella macchina complessa che è la manutenzione di una città. È un po' il grido di dolore che viene da parte di tante città, da tanti miei colleghi sindaci che si trovano in un momento di serissima difficoltà che è dovuto al fatto che in tutti questi anni, nel corso degli ultimi 10 anni ed oltre, non si è fatto altro che ridurre trasferimenti o comunque ridurre, come dire, fare in modo che le possibilità di investimento dei comuni siano contenute e ridotte. Adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di mettere a punto un piano straordinario, partiamo con circa 3 milioni e mezzo di interventi, saranno interventi che riguarderanno varie zone della città, abbiamo cercato con le circoscrizioni di individuare le priorità e dunque ci sarà sia sui marciapiedi che sulle strade un intervento piuttosto corposo. Però abbiamo deciso appunto di considerare questa una vera e propria priorità e dunque anche nel nuovo bilancio che approveremo fra poco cercheremo di mettere cifre considerevoli, rilevanti, anche posticipando alcuni interventi, opere pubbliche che avremmo voluto realizzare già da subito. Credo che oggi dobbiamo, come dire, sentire quello che è la richiesta principale dei cittadini, che è questa della manutenzione, e dunque prima di tutto interventi di carattere manutentivo e cura della città. Dunque un'altra, direi, corposa ondata di manutenzioni a partire da aprile prossimo, aprile-maggio, e poi spero di riuscire entro la fine dell'anno a farne una terza. Con questi tre tornate di carattere manutentivo credo che riusciremo a dare una buona risposta ai tanti problemi che sono aperti in varie parti della città. E poi mi piacerebbe anche fare un intervento di manutenzione corposa nell'ambito scolastico, le scuole hanno sicuramente molto bisogno di questo. Ecco, volevo chiedere a proposito di denari, voi pescate dalla sosta questa porzione di sosta che si paga oppure sono voci in capitolo diverse, ecco, da quelle che sono le manutenzioni delle strade? Ecco. Beh no, noi facciamo le manutenzioni delle strade e questo tipo di interventi provengono sostanzialmente da quello che è il complesso delle entrate che poi vengono orientate su questa o su quell'altra voce. Entrate generali del comune? Sì, entrate generali del comune, tra le quali ci sono anche i proventi che derivano dalla sosta sicuramente, che però non sono certamente sufficienti per garantire una manutenzione adeguata di tutte le strade. Sono qua come dicevo, stiamo parlando solamente in questo primo corso di lotto di interventi, stiamo parlando di 3 milioni e oltre. Sì, 3 milioni e 6. Immagino che adesso naturalmente il bilancio deve essere ancora perfezionato e discusso, ma penso che riusciremo a metterne altri 2-2,5 almeno nella prossima tornata e poi magari un altro ulteriore milione e mezzo a fine anno. Ecco, insomma, si tratta di una cifra, come vedete, molto molto corposa, per cui non è certo dai proventi della sosta che tutto. Per capire, è un po' dalle varie entrate che poi anche attraverso mutui naturalmente. Oggi si parla dell'indebitamento del Comune della Spezia, ho visto sui giornali.
sì. Il nostro è un indebitamento piuttosto virtuoso, nel senso che abbiamo questa cifra di 800 euro cittadino e siamo messi molto bene nella classifica nazionale rispetto ad altri comuni che sono molto più indebitati di noi. Ecco, per parlare invece di entrare nel cuore dei problemi dei cittadini, naturalmente per parlare di sanità, tanto è stato detto, tanto è stato fatto, oggi di fatto un primario con due reparti di ortopedia, una a Sarzano e una a Spezia. Come lo giudica questa azione da parte dell'ASL 5, quindi del direttore generale, che ha scelto di tenere un primario per due? La giudico una scelta molto sensata, finalmente si fa così. Cioè noi dobbiamo prima di tutto spieghiamo questa azione, perché c'è molta confusione. Quali sono gli obiettivi che noi abbiamo? Sono obiettivi molto complessi. Dobbiamo innanzitutto garantire il futuro della sanità pubblica, che oggi è fortemente minacciata. In secondo luogo dobbiamo garantire anche una buona qualità della sanità pubblica, perché altrimenti e dobbiamo fare questo in una situazione che ha avuto non pochi problemi e dunque occorre essere aperti alle riforme, alla ristrutturazione, alla riorganizzazione. Noi oggi abbiamo una qualità clinica nella nostra struttura ospedaliera che è straordinaria. Ormai è finito il tempo in cui si sorrideva un po' sull'ospedale della Spezia e sulla qualità. Adesso è diventato un punto di eccellenza per tantissime discipline. Penso a cardiologia, penso a chirurgia, penso alla diagnostica per immagini, ma adesso neurologia è diventato un reparto eccezionale d'eccellenza. Potrei andare avanti a lungo per dire che, non so, ad esempio la neonatologia è diventata una neonatologia di straordinaria qualità. Si fa prima a dire cos'è che non funziona che a dire cos'è che... Non è informazione, per l'informazione bisogna fare anche sulle cose che funzionano. Sì, certo, ma infatti noi siamo molto, tra l'altro appunto anche rispetto alle queste classifiche, queste valutazioni che vengono fatte, l'ASL 5 dal punto di vista clinico sì. È diventata un'eccellenza a livello regionale e non solo. Quali sono i problemi? I problemi sono di carattere organizzativo ancora, poi ci sono le liste d'attesa perché ci sono pochi posti letto, perché insomma ci sono problemi di personale e dunque è necessario fare... perché era sotto organico? Ci sono alcuni ambiti che sono effettivamente sotto organico e altri che sono irrigiditi da scelte del passato che hanno riguardato una organizzazione attraverso appalti esterni di attività e questo ha reso tutto quanto più rigido e molto più complicato. Però il punto è che la spesa, anche se siamo riusciti a diminuirla in questi ultimi anni, rispetto alle altre province, è ancora una spesa alta. Ecco, allora ci sono queste contraddizioni, ci sono ancora degli elementi di scarsa organizzazione, di non buona organizzazione, ci sono ancora dei punti in cui manca del personale, però la spesa è alta. È chiaro che dobbiamo rimettere a posto un po' di cose e per fare questo è necessario anche fare delle operazioni di razionalizzazione. Che cosa vuol dire avere per ogni repartino il proprio primario? Non ha più senso questa cosa, dobbiamo puntare sulla qualità e sull'efficienza e per puntare sulla qualità e sull'efficienza è giusto anche fare, accorpare i dipartimenti, addirittura in alcuni casi è necessario accorpare i reparti. Abbiamo fatto recentemente un'operazione che ha provocato proteste da parte soprattutto di alcuni ambiti della Val di Magra, di Sarzana, cioè l'accorpamento di ginecologia ostetricia. È la strada giusta, se vogliamo salvare la sanità pubblica dobbiamo cercare di evitare doppioni, sovrapposizioni. Ma forse non è che è il caso che con coraggio si dica alla popolazione facciamo un ospedale unico, decentrato, vicino all'autostrada, adesso. No, l'ospedale non rimescoliamo. La scelta è stata fatta. No, l'ospedale era la scelta dei primari, no? Di dire abbiamo un primario che si deve dividere tra Sarzana e Spezia in questo momento. Quando ci sarà la riorganizzazione,
definitiva, quindi quando ci saranno questi bilanci. Ma quindi... quest'anno ci saranno i medici e gli ortopedici caso, e ci sarà una figura che coordinerà tutto il dipartimento di ortopedia, avviene così da tutte le parti, cioè non c'è mica niente di straordinario, è che qua ci si era un po' troppo abituati a questa frammentazione, a questa, come dire, scarsa organizzazione. Invece adesso così si punta di più all'efficienza. L'ospedale lo faremo al Ferrettino, è in corso la progettazione, ci sono i finanziamenti che chiamiamo. Ci sono i milleproroghe, cioè che non c'è una linea. Ma queste sono, sono stupidaggini, ecco, tutte le volte esce fuori questa storia. No, è scritto sui giornali. Appunto, a volte i giornali. Sulle a volte i giornali. Ci sono finanziamenti, si sta facendo il progetto. E l'ospedale sarà al Ferrettino, sarà un dipartimento di emergenza e accettazione di secondo livello, dunque un ospedale con particolari requisiti di qualità e con particolari discipline, così come previsto dai dipartimenti di emergenza e accettazione di secondo livello. Poi c'è quello di Levanto, che non è più già adesso un ospedale, ma svolge funzioni che sono più funzioni relative alle cure intermedie. Esatto. E poi ci sarà l'ospedale di Sazzana, che continuerà ad esistere, orientando le proprie, la propria missione su due punti. Uno è quello che è di carattere riabilitativo, il fatto che ci sia il Dognocchi, e tra l'altro il Dognocchi è un'altra eccellenza della nostra sanità, perché funziona molto bene ed è di grande qualità. Per cui la riabilitazione da una parte, e dall'altra tutta una serie di attività cosiddette di elezioni, di elezione, dove non si va per l'emergenza, ma si va perché lì c'è una particolare qualità di cura in questo o in quell'altro campo, no? Si sceglie di elezione in questo senso, un po' una clinica evoluta che può completare appunto la nostra offerta di territorio, sul territorio di carattere ospedaliero. E poi c'è da rafforzare la sanità del territorio, questa è un'operazione in corso, mi sembra che anche da questo punto di vista si stanno facendo passi avanti. Diciamo che i punti sulla Spezia troveremo Sant'Andrea, naturalmente riferimento all'ospedale della città, poi il Ferrettino e diciamo le case della salute, diciamo queste sono, che sono Bragarina e... Dunque no, allora, il Sant'Andrea non ci sarà più, il Sant'Andrea sarà chiuso. Questo è previsto quando? E sarà sostituito quando sarà finito il nuovo ospedale del Ferrettino. L'ospedale del Ferrettino si auspica che tra la progettazione, la gara d'appalto e poi il cantiere, la realizzazione dell'opera, si possa concludere tutto nel corso dei 4-5 anni. Ecco, questi saranno i nostri obiettivi. Il Sant'Andrea verrà chiuso ovviamente, ci sarà questo nuovo ospedale che funzionerà come riferimento del nostro bacino di utenza, però per l'emergenza, e cioè per le situazioni di particolare problematicità, penso che ne so, a neurochirurgia, traumatologia, poi politraumatizzati, eccetera, cioè le cose molto cardiologia, complesse, diciamo, cardiologia, eccetera, funzionerà per un bacino di utenza molto più ampio, di 450.000 abitanti. Perché questa è, come dire, la natura dell'idea di secondo livello, di funzionare per bacini di riferimento molto quindi più ampio. Quindi pescheremo anche sulla Lunigiana, secondo lei? Pescheremo, ma questo diciamo 450.000 vuol dire pescare anche su tutto il Tiguglio, ecco, diciamo così, verso Genova. Poi naturalmente può essere un riferimento anche per i cittadini extra regione. Però ecco, questo è il carattere di quel nuovo ospedale, e di dare una risposta a tutte le come dire, richieste e criticità sanitarie del nostro territorio, guardare oltre per quanto riguarda l'emergenza. Ospedale a tutti gli effetti, con strutture particolarmente moderne, eccetera. Poi rimane un presidio a Levanto, che però non è più di fatto di carattere ospedaliero in senso proprio. No? E poi l'intervento si farà non più a Levanto, ma come già adesso. Come capita già adesso. Adesso è più, quindi, come dire, una struttura dedicata alle cure intermedie, eccetera.
E poi c'è invece rimarrà l'ospedale di Sarzana, sì, con questa vocazione della riabilitazione, come dicevo prima, e poi anche con tutta una serie di attività e di discipline che però non sono legate all'emergenza, ecco, e alla gravità, ma sono legate alla scelta, che ne so. Ci possono essere alcune discipline per cui io preferisco andare lì perché so che c'è un buon standard alberghieri, buoni standard di cura, eccetera. Ecco, quindi nel frattempo che si va avanti con i lavori del Felettino, però bisogna dare delle risposte ai cittadini. Sì. Quindi diciamo che questa riorganizzazione è la cosa più complessa. È la cosa più complessa perché noi dobbiamo svuotare, come stiamo facendo, il Felettino in tempi piuttosto rapidi. Non è semplice perché dobbiamo ricollocare dei reparti. Tempo fa urologia è stata spostata a Sarzana, di recente è stato spostato l'SPDC, e cioè la parte relativa alla salute mentale, al Sant'Andrea e così via. Adesso ci sono altre cose da ricollocare, oculistica è stata spostata a Sarzana, abbiamo fatto questo accorpamento di ginecologia ostetricia su Spezia, insomma è un mosaico molto complicato, però non c'è alternativa perché appunto per aprire il cantiere del nuovo ospedale dobbiamo assolutamente svuotare quello vecchio, e dunque ci sarà un periodo di transizione con alcuni disagi in più, ecco, diciamo così. Ecco, per attenuare questi disagi, le comunicazioni, diciamo, il trasporto pubblico fa la sua parte, parliamoci chiaro, cioè sì, fino in fondo, perché chi è giovane non ha problemi, guida l'auto, va in treno, si sposta, il giovane non ha problemi, però la persona che ha qualche anno e che ha problemi di mobilità, il trasporto pubblico in questa operazione di riorganizzazione è fondamentale, ecco, sindaco, cioè è inevitabile. Parliamoci chiaro, cioè una persona non può certo partire da casa alle 7 e rientrare alle 13, alle 14, certo, come sta succedendo oggi. Sì, no, mi rendo conto che questo è uno dei temi più problematici e più sentiti da chi deve fare spostamenti, soprattutto nella media distanza, come su Sarzana, eccetera. Un giudizio generale, noi basta che sentiamo un cittadino che viene da qualunque altra città del circondario, penso a Genova soprattutto, ma penso anche a Parma e ad altre città. Bene, chi viene da fuori poi vede, verifica che noi abbiamo un trasporto pubblico che è straordinario, sia come numero di corse, sia come, diciamo, raggiungibilità di tutti i luoghi del territorio della provincia. Non è così dalle altre parti, chiunque abbia fatto un'esperienza altrove lo può confermare senza difficoltà. E tra l'altro adesso il trasporto pubblico è stato sottoposto ad una terribile riduzione di trasferimenti, certo, perché uno dei colpi più grossi che la manovra del governo ha dato è stato proprio al trasporto pubblico, con tagli alle regioni pazzeschi, e questo costringe a fare ulteriori operazioni di aumento dei biglietti e anche di razionalizzazione delle corse. Però il tema che lei ha considerato è un tema importantissimo, perché per cui tra Spezia e Sarzana, dove ci potrebbero essere sia per i cittadini che devono venire a Spezia, sia per quelli che devono andare a Sarzana, bisogna pensare ad un potenziamento, soprattutto in alcune fasce orarie, per i parenti che vogliono andare a trovare i propri cari, eccetera, eccetera. Su questo sono d'accordo. È uno degli argomenti che affronteremo nel Piazza Chiodo San Bartolomeo, bisogna, ecco, diciamo, un collegamento diretto, qualcosa creato, esatto, sì, un collegamento, sì, il collegamento già c'è, però bisogna fare in modo che ci siano magari più rapido, più passando da autostrada, diciamo, momenti, che certo, sì. Allora, tante cose sono capitate alla Spezia, anche belle cose come Malacalza, come l'area industriale della San Giorgio recuperata. So che lei deve scappare, purtroppo il tempo alla radio non è mai sufficiente per fare una chiacchierata in serenità e tranquillità, anche per comunque creare le giuste regole, diciamo, da parte dei nostri concittadini e della politica. Ecco, io vorrei entrare nell'argomento dove Firse, con soldi pubblici, quindi della regione, ha finanziato l'ACAM, no? Mm-hmm.
e vorrei parlare di questa cosa qua, perché è un argomento molto sentito dalla cittadinanza, perché c'è il problema dell'acqua pubblica, e quindi questo referendum, se si andrà a votare, sarà legato al voto nazionale, oppure adesso vedremo come andrà a finire con il governo nazionale, ma di fatto c'è questa bagarre, insomma, Saturnia, differenziata, non differenziata, la riapertura. Ci vorrebbero veramente tanti minuti, quindi diciamo che in poche parole detto tante cose, che sicuramente nella sua testa ha un'idea ben precisa, però bisogna far capire ai nostri concittadini quali sono le azioni di governo, e quindi in pochi minuti non riusciamo sicuramente a dare una risposta. Beh, no, allora, decidiamone una, oppure se vuole rispondere a tutte e due. Ma proviamo. Parliamo pure della questione del ciclo dei rifiuti, che mi sembra quella di maggiore attualità, in questi giorni se ne è parlato, eccetera. Dunque, noi abbiamo, dopo moltissimo tempo in cui questo tema della chiusura del ciclo dei rifiuti, il rischio delle emergenze rifiuti da evitare, eccetera, abbiamo deciso di come dire, dare alla nostra comunità, dare ai nostri concittadini certezze da questo punto di vista. È una delle questioni più problematiche, più spinose che ci sono in tante parti d'Italia, come è noto, eccetera. Noi oggi abbiamo la possibilità di fare un'operazione di chiusura del ciclo dei rifiuti, avendo evitato il forno inceneritore, perché il forno è considerato ancora, come dire, un impianto con potenzialità inquinanti, nessuno lo vuole da nessuna parte, eccetera, eccetera. E abbiamo anche evitato di, come dire, quella che era un'ipotesi, di conferire il combustibile da rifiuti, il CDR, quello che viene prodotto nell'impianto di Saliceti, di conferirlo dentro la centrale dell'Ener, perché anche questo allarmava dal punto di vista dell'ambiente, diciamo, dei rischi dell'ambiente. E abbiamo costruito come dire, un percorso che è fortemente ambientalizzato, di cui noi siamo fortemente orgogliosi, molto orgogliosi, perché l'unica, dove vanno i rifiuti? I rifiuti vanno nell'impianto di Saliceti. L'impianto di Saliceti è l'unico impianto di trattamento dei rifiuti di tutta la regione, questo bisogna ricordarlo. Questi rifiuti lì vengono trasformati, dopo un processo di essiccazione, eccetera, eccetera, vengono trasformati in CDR, combustibile da rifiuti, che viene portato nei cementifici, dove lo richiedono, in varie parti d'Italia, non solamente d'Italia. E poi rimane una parte che si chiama sovvallo, che è circa il 30% del rifiuto, che è una parte cosiddetta di buona, di qualità, cioè non è inodore, è essiccata, è stabilizzata, non è organica, ecco. No, per volare, è un inerte sotto tutti i punti di vista, e che addirittura è dalla legge considerato un materiale che è possibile utilizzare per le bonifiche. Miscelandolo al 50%. Miscelandolo a terra, eccetera, eccetera. Ecco, allora noi abbiamo questa opportunità, dopo tantissimo tempo, di chiudere il ciclo di rifiuti se individuiamo anche le discariche per mettere questo sottovaglio, che appunto è un materiale buono, ecco, chiamiamolo così. Non è, cioè, quando si parla di discariche, ovviamente i cittadini pensano all'arrivo del tal quale, no? Cioè di quello che si trova nei cassonetti e si butta nella discarica. Non è questo il punto. Noi abbiamo bisogno di discariche per conferire questo residuo della lavorazione del CDR, e dunque materiale buono. Le discariche che sono state individuate sono quella di Rocchettavara e quella di Saturnia. Saturnia è importante che noi facciamo questa operazione, perché Saturnia, che è già una sorta di invaso che era stato realizzato a suo tempo per mettere le ceneri dell'Ener, pensate un po', è da mettere in sicurezza, perché questo è un problema, è a rischio quella sorta di buco che è stato realizzato, da mettere in sicurezza. È da bonificare, perché ci sono ancora appunto in parte delle ceneri, ed è da riempire per ridare un profilo a quella parte del territorio.
e dunque c'è da fare un'operazione che è di ambientalizzazione. Conferire lì sovvallo, terre e magari appunto questi fanghi trattati desalinizzati, che sono fanghi, come dire, senza nessun contenuto inquinante, eccetera, ci permette di fare una grande operazione di restituzione al territorio, a quella comunità, eccetera, di quella parte, così come faremo anche le bonifiche delle altre discariche di Pitelli. Nel giro dei prossimi 5-6 anni tutta la collina sarà completamente riconsegnata ad un uso pubblico e tutte queste ferite che sono state aperte nel corso di quegli anni saranno finalmente sanate. Per cui da una parte chiudiamo il ciclo dei rifiuti, dall'altra facciamo operazioni appunto di bonifica di quella parte di territorio e poi effettivamente consegniamo anche ad Accam un asset industriale che la rafforza e che le permette di essere coerente con quello che è gli obiettivi che l'aggregazione pone. Quindi le discariche hanno un valore aggiunto? La discarica innanzitutto deve diventare pubblica, dunque adesso quello ha un valore di 200.000 euro? 200.000 euro non lo so, no, non credo, sarà un po' più alto perché è molto grande. 200.000 euro è una cifra molto modesta. O 25 milioni di euro? No, 200.000 euro sembra esagerato. No, era soltanto la provocazione per capire che, come diceva lei, è un valore aggiunto comunque alla multi-utility, chiunque sia. Sì, ma questa discarica che attualmente appunto è di privati e che potrebbe essere anche, io vorrei anche evitare che venga utilizzata per emergenze di ogni tipo Napoli, eccetera, eccetera, perché poi alla fine quando sei una discarica già pronta e hai un privato che c'è di mezzo, c'è sempre il rischio che, come dire, ci sia un utilizzo improprio. Per cui spero che si possa essere un'operazione di acquisizione pubblica della discarica con la partecipazione degli enti, la regione, la provincia, il comune, che ne so, vedremo. E questo è già una garanzia forte. Oggi di fatto è una gestione. E poi sono privati, è una società privata che si sa che è legata alla Compagnia delle Opere, però non è che le so dire molto di più. Detto questo, con l'acquisizione pubblica e con una gestione poi dell'attività da parte di Accam, noi siamo, come dire, da questo punto di vista tranquilli rispetto al processo, rispetto al conferimento, rispetto a tutto quanto, come dire, è necessario essere tranquilli e tranquillizzati. Poi possiamo adottare, perché è giusto che ci sia la massima attenzione, misure particolari di monitoraggio, di sorveglianza, di coinvolgimento dei cittadini. Su questo anche l'ordine del giorno dell'altra sera è stato piuttosto preciso ed impegnativo. Per cui mi sembra molto strumentale la polemica che c'è stata, perché noi facciamo un'operazione di chiusura del ciclo dei rifiuti che non hanno tantissime città, anche quelle guidate dal centrodestra, per cui la polemica mi sembra proprio un po' così pretestuosa, e riusciamo a farlo senza l'utilizzo di inceneritori di nessun tipo e riusciamo a farlo tra l'altro operando anche progressivamente sulla differenziata che è cominciata in alcuni quartieri della città e che procederà ulteriormente. Nei prossimi mesi faremo un ulteriore incremento e poi spero che nel giro di un tempo medio si possa generalizzare a tutta la città. Ecco, il porta a porta che richiede comunque più personale, questa è un po' la fotografia di quello che è accaduto in questi mesi di prova generale. Mi sembra di capire che per fare il porta a porta comunque ben fatto ci vuole più personale, oppure secondo lei quelle scaramucce che sono nate era soltanto perché la gente era un po' dispersa, quindi la comunicazione non è andata Ma guardi, la differenziata, così come la stiamo realizzando nei quartieri che vanno dal Favaro fino alla Pieve, sì, a Rufino, eccetera, sta andando molto bene. Siamo già al 60%, 65%, c'è una partecipazione dei cittadini che è veramente encomiabile, hanno capito molto bene, come dire, e moltissimi di questi concittadini ci credono proprio, anzi sono contenti. Abbiamo liberato quei quartieri dai cassonetti,
sta funzionando bene, certo è un impegno un po', ci vuole un periodo anche come dire, di adeguamento, però sta andando molto bene, non serve nemmeno più personale, serve una diversa organizzazione, certo, questo sicuramente, da parte di ACAM serve come dire, una disponibilità e una organizzazione che sono sicuramente più complesse rispetto a quelle precedenti, però anche da questo punto di vista mi pare che si sta procedendo direi con dei buoni risultati anche da parte dell'azienda. Poi per quanto riguarda il resto, l'altra parte della sua domanda, noi ci siamo impegnati come amministrazione nella salvezza di questa nostra azienda che ha avuto ed ha problemi enormi di carattere finanziario e oggi come dire, il problema, l'indebitamento pone il tema dell'acqua pubblica perché tra virgolette, adesso lo dico un po' come quasi una battuta, però con un indebitamento di questo tipo oggi l'acqua e la società sono di proprietà privata, cioè delle banche. Noi vogliamo far uscire da questa situazione questa nostra azienda e direi che ci stiamo riuscendo, anche se è complicato e faticoso, con questo percorso di aggregazione che ci serve per tutelare innanzitutto i lavoratori. Noi non vogliamo che ci siano azioni fallimentari, che ci siano procedure appunto che in qualche modo possono comportare anche un danno occupazionale lasciando a casa centinaia di persone. Noi vogliamo invece tutelare i lavoratori e vogliamo salvare anche come dire, l'impianto industriale di questa multiutility così importante che fornisce servizi di gas, gestisce il ciclo dei rifiuti e appunto garantisce poi il servizio idrico. Sul servizio idrico noi stiamo realizzando quella società che è la società delle reti che sarà in capo agli enti pubblici, cioè sarà in capo ai soci, cioè ai comuni. E già questo come dire, è un elemento di particolare rassicurazione anche rispetto al tema che diceva lei su questo dibattito sull'acqua privata, acqua pubblica. Intanto le reti, cioè dove passa l'acqua, dunque la cosa più importante alla fine, perché senza le reti, no? Le reti saranno di completa proprietà dei comuni. Bene, so che la devo lasciare, ha oltrepassato il limite difficile alla radio. Sono argomenti abbastanza complessi per sì, cui anche perché la comunicazione tempo. Credo che non si possa fare in due battute, in due minuti, infatti. Argomenti così delicati, ma anche che hanno comunque bisogno di partecipazione, no? Certo, sia la nostra missione. E voi contribuite sicuramente all'informazione e alla partecipazione, io vi ringrazio. Naturalmente ci potranno essere anche altre occasioni di approfondimento, anche tematico, molto volentieri nel prossimo periodo. Grazie Sindaco di questa visita. Naturalmente i microfoni sono sempre aperti, possiamo fare anche dopo mangiato dalla sera. Benissimo, certo, perché no? Come faceva il mitico Piero Bragazzi con lo sport a bocce ferme. Molto volentieri. Quindi le bocce sono in movimento in questo caso. Grazie Sindaco Massimo Federici, linea alla regia, vi lascio con i nostri consigli per gli acquisti.